Reality Festival con TG Events e con Radio Number One, con questo effetto un po' particolare. Adesso vi spiego perché. Do il benvenuto ad Ilaria Porceddu. Ciao. Ciao, eccoci. Allora, mi sentivo un po' strano con il naso, che in realtà è il tuo segno distintivo qua a Sanremo, no? Sì, ho portato questi nasini rossi come portafortuna un po' per tutti. Ecco, come è stato allora l'impatto con questo Festival 2013? Insomma, credo che anche chi fa l'artista, insomma, cresce vedendolo come un grande evento dall'esterno. Com'è entrare nella macchina? È una macchina circense, proprio come dice, in equilibrio. È un po' strano, un po' di follia generale. Già Sanremo in sé è una città, secondo me, un po' folle, malinconica, un po' felliniana. Entrare dentro il festival è ancora di più. E l'orchestra invece, la tua canzone, che tipo di incontro ha avuto con l'orchestra? Ognuno degli artisti poi usa arrangiamenti diversi, chi sfrutta l'orchestra a pieno, chi usa solo magari delle piccole parti. Nel tuo caso com'è stata? No, per me suonano praticamente quasi tutti dell'orchestra, quindi puoi capire che intensità. E poi sono contenta perché ho avuto un bel riscontro da parte dei musicisti, per me questa è una cosa fondamentale. Cos'è siamo ormai alla vigilia della tua esibizione, che sarà domani sera, nella serata di giovedì, per chi la vede dal vivo. Qual è il timore più grande che hai avuto in questi giorni, o che ti è passato per la testa in questi giorni pensando all'esordio di domani? Il timore più importante è stato quello di arrivare là non completamente libera di tutto, cioè, nel senso, io per cantare questa canzone ho bisogno di essere il più pulita possibile, quindi questo è un timore abbastanza grosso. L'altro è quello delle scale, ma ho visto ieri che non ci sono, quindi va bene così. Scala risolta, quindi puoi mettere un tacco 44, no? Ecco, che genere di attenzione dai invece tu all'aspetto del look, che insomma, che soprattutto per la parte femminile, no? Cioè, del mondo artistico è sempre una parte importante. No, sicuramente importante, non completamente fondamentale, però ovviamente il Festival di Sanremo è anche questo, quindi visto che ce lo possiamo permettere ci divertiamo un po' anche nella parte un po' più estrosa del look. Possiamo già dire qual è il colore che sceglierai? No. Non svegliamo niente, allora lo vediamo domani sul palco. Grazie Ilaria Porceddu. Grazie a voi.